un'idea di Francesca Bonfanti. Calcio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'equipaggio di State Bene Così. La sua missione è quella di esplorare nuovi mondi alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, per arrivare là dove nessuno è giunto prima. Diciamo tutto insieme: malocchio non mi venga, tarando la buccia di culo te venga. Bella di colore mia. Ce la faccio. Le flatu quello. Io vorrei che tu capissi, mettendo in mezzo altro tipo di situazioni, che sei una delle più grosse merde che abbia mai chiamato questa radio. Segnali di emergenza così cernominosi. Vescovo invece è l'arrolante. Questo è il DOS, siamo abituati, è accaduto anche di peggio. No, adesso non ridere, non ridere perché ti sto offendendo. Io ti sto offendendo. Non te fa coglionà, ti ha fatto il complimento su Francesco. Scusate. Per dire che eri uno stronzo. Certo, certo. Tu sarai sempre la piccola che quando va a cercare di pestare i piedi gli si fa una scureggia in faccia e si rimanda indietro. Sta una casa come pensa al culo. Sì. Il sesso, ecco, se n'è sceso. Sì, 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 sì. È diventato come un pesce morto. Bravo, ecco, sì, sì. Ma io dico una cosa, no, ma a lui la checca finale di questa mattinata è una quindi il signor Andrea Soldi, che vedete qua, è sembra assurdo, ma il dio Ra. Io sono qua per fare un giudizio divino, cioè c'ho da giudicarvi tutti. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti, the show goes now. Ce la faccio. That's why the lady. Ah, mannaggia la miseria. Che è successo? Tramp. Che è successo? Sono stato Atlantide. Ah, Atlantide? Sotto il mare. Ma oddio. Ma sai, io lo leggevo, Platone parlava di Atlantide. La gloria, diciamo. Glory, alleluia. All'altro c'ho la foto presa senza che questa persona lo sapesse. Sì. Mentre, diciamo, come si può dire? Che il boccaio, sott'acqua. Beh, sott'acqua, scusa. Certo. C'aveva una maschera e si era infilata. Pinne, fucile ed occhiali, ed il mare era una tavola blu. Cantava Piero Boccaccio. Lo sai che l'abbiamo riconosciuta? La tavola nera. E l'hanno riconosciuta. Sì. Anche con tutta la maschera. Ah, sì, sì. La mia maschera non so dove sta. Da solo il boccaio. Vabbè, solo il boccaio, sei cretino, che fai? Non vedi niente poi dopo. Ah, dal sorriso l'hanno riconosciuta. Che l'hanno riconosciuta? Atlantide. Atlantide, eh? Eh sì, vabbè, comunque a me queste storie mi raccomando. È il lavoro come me. Aquaman Atlantide. Defer! Il grande Lamberto Giorgi. La mia amica. L'indimenticato. Ma pure lui. Lagatoni, Pedrucci. Ce l'abbiamo adesso. Io. Stiamo annunciando. Era un discorso finito. Adesso. Sì, appunto. Lagatoni, Torri, Pedrucci. Great, no doubt. Comunque a Maurizio facciamo un sacco compagnia nel traffico, ci fa piacere. Dice: non so come andrà a finire la vicenda De Frel, Pellegrini eccetera, ma vorrei che a fine stagione si rivalutasse il rapporto con il Sassuolo. Non è assolutamente corretto il comportamento del signor Squinzi. Fatemi finire. A fronte degli numeri, io veramente poi spacco il mouse in testa. Prendi, il mouse c'è in questo testa. Librone con la copertina dura. Vabbè, il concetto si è capito, tutti. C'è bisogno di leggere tutte le parole. Dai, Piero, rispondi. No, vabbè, voglio dire, la correttezza è un punto di vista. Cioè, non è. Pure a me mi dà fastidio che il Sassuolo si comporta così qua a Roma, però il Sassuolo fa interessi suoi. Vuoi De Frel? Mi dai i soldi. Non mi dai i soldi, non te do De Frel. Non te do De Frel. Mi vale 25. Poi, per carità. Praticamente è un po' il teorema di Pitagora, me dai i soldi te do cadeau, no, come si chiama? De Frel. De Frel. Non mi dai i soldi, non te do De Frel. Ma mi fai finire che ti spacco la tastiera. La tastiera sulla schiena. Allora, ci vediamo tutti ad Atlantide. Ah, sì, e te come l'ok con Ralla? Che cosa? Sì, sì, ci vediamo tutti ad Atlantide, poi si vede. Ma sta andando avanti ancora, tu? Ancora Catoni, no. L'avvicino. Ancora Catoni, Torri e Pedrucci. Quindi è un do o des. Certo, in questo momento a te ci rode il chiccherone, perché tu chiedi un giocatore che ritieni importante, loro ti sparano una richiesta, però è una richiesta legittima. E neanche senso dirsi invece quanto vale Florenzi se quello vale 25, ma vale anche 50, voglio dire, ma il prezzo di Florenzi lo puoi fare tu. E il pezzo di De Frel lo fa Squinzi. No? Oddio, io ormai Geppetto, c'ho la foto davanti, non riesco neanche più a farci le battute.
Senza denti, un po' così. Vabbè, mi dispiace, guarda, non voglio scherzarci. È un po' come quando andiamo a Ciocosma. Come si chiama il gatto, il Geppetto? Siamo al gatto, no? Catoni. Pignogno. Catoni. È un gatto, Geppetto. Non lo so, non sì, dai, nel film, no? Nel cartone. Ah, beh, lui perché c'è il bambino piccolo che adesso perciò ha ricominciato a vedere tutti i film. No, io guardavo tutti i filmati, ma di un altro tipo. Però quello della Disney è quello che prende di più, eh? La Disney è uguale. Sì. Nel poro Geppetto. Vabbè, senti, andiamo avanti, dai, dai. Ancora Catoni, Torri, non Geppetto. That's why the lady. Non è caro che a Roma annuncia 11 giocatori da mano a campo, eh. Ripeto, senza il vice Dzeko ha fatto 47 punti. Su questo sono d'accordo con te. Citta. C'è il GR con Daniele Cecchetti. Mi piace pure per Citta. Io dicevo fuori dal raccordo, a tutta velocità. Ho capito shit. Dato, questo è il dato moment. Sembra proprio, No, mi ricorda le vecchie radio, ma non dico Radio Nostalgi, c'è un pazzo scatenato che fuori negri e proprio all'autoromano strano, no? È mortace. No. Un grande salto di qualità fatto da appunto da Dado, ma insomma, se è Dado che è dato gli stipendi. No, è Dado che ha chiesto al suo direttore di fare la radio, infatti eccola. Questo c'è. Dice, quando perdi il posto se hai concorrenza è questa. Appunto. Allora, dalla cassa. Mo che va fatto Renga? Andiamo un po' a sentire Robertino. È Robertino Renga, ragazzi. Ma questa era la prima osservazione. La seconda, ma cosa servirebbe alla Lazio per vincere lo scudetto? Secondo me servirebbero troppe cose. Non è che da un anno all'altro tu puoi rifare poi una Lazio. Però ti faccio una domanda diversa. Per sognare un po' di più invece cosa basterebbe? Ah, per sognare un po' di più servirebbero invece che dei giocatori leader, degli uomini. Non ci vorrebbero degli uomini. Vabbè, che domanda è, che cosa serve la Lazio per vincere lo scudetto? Manca tutto. No, cosa serve la Lazio? Basterebbe una cosa sola. Ma lì non è colpa del poro, no, del poro Robertino. Però serve una cosa sola, non servono tante cose. Sì, ma la droga, miracolo. Miracolo. Credo che. Sentite, adesso c'è la maga a Catoni. No, no, sbaglio. No, Anna Maria. La maga Anna Maria. Catoni era una giornalista. La spiga. Questa è tutta un'altra cosa. Allora, entriamo nel mondo dei maghi. Noi ne abbiamo tanti. Ah, presentati. Questo è uno scherzo che gli fece Francesca, no? Tanti anni fa, no? Adesso ti ammazzo come un cane per la strada. Adesso Firenze la camaglietta è andata. Mannaggia, allora, che devo fare? Ti ringrazio, complimenti, sei bravissima. Grazie. Ciao, ciao. Pronto? Sì, pronto. Pronto, buonasera, mi chiamo Fausto. Sì, dimmi. Niente, volevo sapere se mi poteva dare una mano, perché io ho una ragazza. E con questa ragazza insomma non ci sto molto bene ultimamente, insomma, però non riesco a prendere una decisione, insomma è un po' un problema per me. E questa ragazza è 14. Pronto? Sì, ti sento. E dicevo che questa ragazza è numero 14. E tu? Io sono numero 16. Quanti anni hai? 22. Lei? Lei 18. Scusami, quindi se ritorni con lei? No, praticamente io avevo intenzione di lasciarla, però non so appunto se faccio bene o male, perché da un lato mi sono stufato proprio perché non la sopporto più, e dall'altro invece dico magari questa va con un altro, non so, mi dispiace un po'. Evidentemente un pochino ci tieni. Un pochino sì. Allora, vediamo un po' se tu vuoi veramente lasciarla. Pensala intensamente. Sì, sì. Non ancora, sei un eterno indeciso. Stai aspettando di trovarne un'altra. Però sì. Non sai che fare. Praticamente forse l'avrei trovata. Una mora. Io vedo una mora. Una castana e una mora. Devi aspettare, ancora non ti decidi bene. E quanto devo aspettare? Quanto sentirai battere il tuo cuore così profondamente, allora capirai e saprai scegliere. Vabbè, ma non lo so, io di natura sono un po' una pietra, non è che mi muovo molto per niente. Non dire mai, mai.
Come? Non lo dire, perché ti può anche succedere. Non è mai successo però. E tu che ne sai? Beh, lo so. Prima o poi succede a tutti. Lo so, a me no. Vabbè, comunque... A te no, vabbè. Vabbè, comunque sia, io volevo sapere, per prendere un appuntamento con lei. Tesoro mio, mi telefoni. Io tanto rispondo dalle 9 fino alle 10 di sera. Ah, ho capito. Ecco, tutti i giorni, dicevo anche il sabato, se sono stanca per i lavori che ci sono sempre problemi di salute, è per appuntamento per questo motivo, perché se io mi sento stanca un giorno non mi va di lavorare, è giusto anche che mi riposi un po'. Beh, certo, è giusto, è giustissimo, però io avrei proprio urgenza di vederla, non è che potrei vederla domani. Domani pomeriggio. Domani pomeriggio? Sì, okay. La via ce l'hai? No, non ce l'ho. Allora, via Alba Longa numero 8. Sì. Interno 15. Sì. Alle 2:30, va bene per te? Ok, per me va bene, allora io domani vengo da lei, così porta lei... la foto, così facciamo anche le carte. Una foto? Va la bene. Devo, faccio la trans, se non hai la foto si fa una trans più profonda. Vabbè, comunque sia, io domani allora vengo da lei, così lei mi fa due bei bocchini, proprio vale. Proprio di una misura enorme, perché lei è una bocchinara. Non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non lo credo. È uno scherzo di dubbio gusto quello di sto ragazzo. Se l'ha capito da un po'. Perché sì, beh, va bene quella, se andiamo avanti. Però il discorso è un altro. Lei, ragazzi, fa paura. Lei fa paura. Lei, ma cioè, io su queste cose non ci sono. È indemnionata. No, io pure c'ho un po' di riserve. Ma io mica sto dicendo niente. No, a parte che il ragazzo è morto 6 giorni dopo l'incidente. Un incidente misteriosissimo. Misteriosissimo. Pensare, gli si è accesa una motosega dentro casa mentre era a colazione. Sì, sì. Però sentiamo un po'. Il prosieguo. La vista. Cervello. Nel nome degli antichi tu hai usato. Avrai una possessione e la distruzione totale di ciò che la tua lingua ha osato dire. Il tuo ardire ti brucerà e ti condannerà nell'abisso. Tu hai varcato le soglie del male e hai osato dire cose infame. Gli antichi ti puniranno. Il tuo grido sarà sommerso. Completamente, te lo posso giurare sulla mia vita, dato che tu hai osato toccare il sacro. E di anche ai tuoi amici che ti hanno fatto fare questa telefonata, che chi ha i poteri degli antichi li comanda, e che ti posso anche visualizzare perché ho memorizzato la tua voce, ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare. Amen. Pronto? Benvenuta. Pronto? Benvenuta, signora. Pronto? La sento lontana. Mi senti? Io ti sento a te. Sì. Ma no, per telefono, per televisione. Jonathan, i tuoi criti? I tuoi criti? I criti? I criti. Le grida. Ah, i tuoi criti si sente. Posso dire, tu passerai delle pene. Ma non c'è giocare. Jonathan c'ha un po' di timore. Gli antichi. Gli antichi. Ah, io sacrificherò il tuo crito. Balzani. Ma niente, non sapeva dire una parola. Il tuo crito? Sentiamo alla fine. Senti, Anna Maria, ciao, mi dispiace questa inconvenienza. È una telefonata che hanno fatto fare. Io ti posso assicurare che male. Quella persona gli cadranno gli occhi, il cervello e la lingua. Lascia stare. E questo stare. Lo giuro. No. No, perché io stanotte farò qualcosa che in vita mia non ho mai fatto. Ma... Così farò capire a qualcuno Oddio. Chi realmente io sono.
È arrivato il momento, no? Lo so, purtroppo. Io parlo l'aramaico, l'egizio antico, scrivo le scritture sacre dell'amore di Dio e dei santi. Ma quando voglio fare giustizia mi trasformo anche in qualcun altro, dato che ho il potere sul bene e sul male. E siccome che alcuni osano toccarmi o crearmi dei problemi, allora a questo punto io per la prima volta in vita mia userò i poteri degli antichi. Oh mio Dio. Mi ascolti, mi senti? Quindi staremo a vedere questa grande sfida che fanno, perché non la faranno a me. Debbono lottare con gli antichi. Allora io sì che rido e loro piangeranno. Comunque, mi dica signora. Mi senti? Sì, sì, la sento. Ah, mi senti? Io ritorno subito normale, non ho alcun problema. Senti, volevo sapere di me mio marito. Lui... Sì. Allora, questa non gli fregava niente, no, ah, signora, sì, sento, mamma mia, beh, no, cosa, senti, ma volevo... anche perché qua cosa doveva fare lei, no, quella, posso dire una cosa, chi ci passa più da Via Albalonga? Sì. Poi non è Via Albalonga ma è Via Albalonca. Lonca? Lonca. I tuoi criti? Lonca, lonca, lonca. I tuoi criti? Un crito. E poi ti potesse cascare l'occhio. Un solo crito, un solo allarma. Ti cascheranno l'occhio, ti cascheranno il cervello e ti cascheranno il cuore, dove era la lingua? La lingua. Tacci su. Ma guarda che crema. Gianluca Lingua. Però quell'altra che gli ha detto, sì, sì, vabbè, sì, senti, sì, vabbè, ma mi marito con chi sarà? No, ma io ti faccio una cosa. Mamma mia. Come ho detto, incontinenza. L'inconvenienza. Intanto un'altra cosa. Dice, io non parlo, io parlo anche la lingua dei greci. L'aramaico, antico, l'egizio antico. L'egizio antico. Perché l'egizio moderno un po' te fai. E poi i miei nemici non se la devono vedere con me. No, no, se la devono vedere che egizi. Con tutti i migliori. Ciotevic. Amici, con i baby, però è forte questa cosa antica egizia. Sì. È forte questa cosa. Se uno c'ha i nemici, pensa. Se io avevo dei poteri, poteva essere che succedeva anche a Roma. A Roma c'erano rimaste mille persone. No, no, a te no, a te no. Te eri, no. Eri l'ultimo a morire. Saresti morto adesso, non prima. Vabbè, senti. Comunque. Ma c'è un'immagine della maga, giusto per figurare? No, ti prego, no, l'immagine no. Okay, boh, adesso io non mi interessa. Tu immagini mentre criti e l'immagine. Criti? Beh, c'è cioè, immagine Petrucci, posso Poraccio, ma lui è tutto geppetone, lui fa ridere. Beh, c'è lo scherzo gliel'ha fatto Petrucci, guarda come sei tutto. Passerai Anna, che i tuoi criti si setteranno. Troppo forte la ragazza, dai. Però a questo punto fammi vedere quella maga Anna Maria, dai. Per favore, fammi vedere maga Anna Maria. Rimane precepito. Precepito esce fuori, ma non è che lui. Non è che lui, raga. La voce. I tuoi criti. Ma questa lei ne nomina una donna, raga. Non dimo queste cose che. Ah, ce la somiglia però, signora. Ma la versione femminile di Cher Benson, ragazzi, parliamone. Ma quella sotto, indemoniata bionda, chi è? No, questa era quella di Trapani. Quella famosa, sì. Quella di Trapani e Mariette Filippi. Che te va a Mariette Filippi. Però ma non c'è da ingrandire quella là. I tuoi criti. Guarda che sta a fare le cose col dito. No, ma penso buono. Mamma mia, leva. Io te l'ho detto, leva. Te l'ho detto. Guarda, voi giocate, scherzate, ma. Lo so, ma sei te che hai voluto mandarle lungo. No, 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 Turcarlo, Turcarlo se la prende tutta lui. Sì. That's why the lady. That's la cosa. La sigla. Pronto, non lo voglio sapere né come si chiama né dove chiama. Beh, sono fatti i suoi questo qua, non lo so. Allora, se lei ha delle parti sue che madre natura l'ha creato così, cioè sono problemi che lei glielo può andare a dire, va bene? Ah, tu Marco tutto l'anno mangi come un capito, uno che non ha lo stomaco, cioè che ha un buco diretto che poi cosa. Va per terra e quindi visto che si perde le cose nel corridoio continua a mangiare, perché sennò non si. Il mondo spertaggio di vacca! Regia, per cortesia regia, non vi fate ingazzare, vi faccio una fattura mortale. Che facciamo? Salutiamo il grande Marione. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. The show goes on. Ce la faccio.